analizzare le criticità della circolazione stradale e rimuovere o mitigare attraverso adeguati interventi di potenziamento e di miglioramento i problemi legati al traffico cittadino. È il prossimo step dell'amministrazione comunale fanese che ha presentato nei giorni scorsi il piano urbano del traffico e affidato ad una ditta il compito di intervenire nei punti più cruciali di Fano. Abbiamo incontrato un'azienda leader in Italia che si chiama Net Engineering, ci siamo messi attorno a un tavolo e abbiamo discusso della strategia da ottemperare. La strategia intanto è di garantire parcheggi, o perlomeno garantire più parcheggi, sacrificare qualche doppio senso con senso unico e creare piste ciclabili. Queste sono le tre linee principali che ci siamo prefissati come amministrazione con l'azienda. Sulla strategia che metteremo in campo con l'azienda ci siamo accordati che cominceremo a studiare la città girando in macchina nei momenti più critici, nei momenti dove il flusso di traffico è più importante e nei momenti dove è meno importante, così loro riescono a capire veramente la criticità. Poi ci siamo anche accordati di prendere delle biciclette assieme a loro e girare per tutta la città per capire dove sono le criticità, e uno degli obiettivi dell'amministrazione è l'interconnessione tra le piste ciclabili. Questa è una cosa che ci teniamo veramente tanto, incentivare la mobilità dolce. Sarà cura dell'amministrazione, assieme all'azienda incaricata, mettere alla luce veramente le criticità degli incroci della nostra città, e da qui partirà questo grande progetto e noi ne siamo veramente fieri. Da oggi inizia finalmente il nuovo piano urbano del traffico, un percorso importante che vedrà il coinvolgimento di tutti i soggetti, gli attori che comunque conoscono al meglio la nostra città e che la vivono, dalla protezione civile alla polizia locale, ASET, tutti coloro che comunque ruotano intorno alla mobilità sostenibile e al traffico, quindi anche ad esempio gli autobus, Adriabus e tutti coloro che vorranno dare un contributo fattivo. È un impegno che ci eravamo presi, che stiamo rispettando, quindi inizierà questa fase di studio prendendo spunto e aggiornando anche il PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile. È un impegno che ci eravamo presi e che vedrà il coinvolgimento di tante persone, perché dovremo veramente stravolgere la viabilità cittadina per permettere a pedoni, ciclisti e automobilisti di viaggiare in sicurezza nella nostra città. Abbiamo una grande sfida da portare avanti, mi auguro che da qui a un anno venga approvato, realizzato, e naturalmente seguiranno tutti gli investimenti per far fronte alle richieste e alle azioni che dovremo individuare.